Susanna Tamaro, grazie. Grazie a voi. Signora Tamaro, parto da un episodio personale. Noi ci siamo conosciute 17 anni fa, proprio appena arrivata io in televisione qui, fui mandata a Loreto a farle un'intervista, fu un viaggio faticosissimo. E forse, come si dice, non ci prendemmo subito io e lei, però lei, come al solito, fu straordinaria, io ero morta di paura, è inutile dirlo. La ritrovo adesso, la prima volta che ci rivediamo, ammorbidita nei lineamenti, sorridente, splendente. Glielo posso dire e le faccio un applauso a prescindere. Qualcosa è cambiato in questi anni, probabilmente. Signora Tamaro, io parto subito da una domanda così generale, se vuole. Ma le piace il mondo in cui stiamo vivendo adesso? No, per niente, non mi piace, ma trovo anche che è molto stimolante, proprio nel non piacermi mi offre tante possibilità di riflessione e di, come dire, di intervento eventuale sulla realtà. È un mondo che ci stimola a trovare le nostre radici profonde, perché è un mondo totalmente negativo, molto negativo. Oggi molto si parla pericoloso. Tanto di paura, la paura di andare fino anche in piazza ad ascoltare il Papa, la paura di vivere momenti di grande intensità spirituale. Ci si chiede se sia il caso o meno davvero di vivere la strada. Lei la paura la conosce, la paura delle piccole cose. Io sono una persona paurosissima e proprio per questo sono molto coraggiosa, cioè soltanto uno non è consapevole delle proprie paure può diventare coraggioso. Sono paurosa, ma non rinuncerei ad andare alla strada o ad andare in piazza San Pietro perché ho timore di un attentato. Cioè, la consapevolezza che siamo fragili ha sempre accompagnato ogni istante della mia vita, dunque questo è soltanto un motivo di fragilità in più, ma non, certo non mi porterà a non fare le cose. Lei dice in ogni istante della sua vita, lei da piccolina è stata una bambina un po' diversa dalle altre, lei molto non ha paura di dirlo e di dichiararlo. Assolutamente, anche perché bisogna parlare ai bambini diversi, perché adesso viviamo una sorta di grande omologazione, no? Siamo tutti non essere perfetti, tutti socievoli, ogni essere umano è straordinariamente diverso dall'altro. E uno dei principi, secondo me, anche educativi, è capire che ogni bambino è diverso e richiede cose diverse, ha tempi diversi, cammini diversi. Io ero un bambino che all'epoca, cioè, fossi adesso, avrei avuto 3 insegnanti di sostegno, perché non capivo l'avrei niente. L'avrei voluto che era un po' fuori, eh? Sicuramente. Diciamo. 30 psicologi, 40 insegnanti di sostegno, che non capivo niente, non socializzavo, non avevo nessuna capacità, no? Anche per questo ho scritto questo libro per i bambini che sono infelici, o per i genitori di bambini infelici, per dire, si può essere dei bambini molto infelici, in realtà questa infelicità è solo segno di una grande ricchezza, no? Che ancora non ha trovato le parole per esprimersi, ancora non si può intuire, ma c'è dentro, no? Una bambina che si è sempre fatta tantissime domande. Lei di star quieta con la mente proprio non le ha mai. Mai, sempre purtroppo. Sempre un continuo rovello. Esatto, sì, rovello. Sì, capire sì, perché succedessero le cose. Sì, papà e mamma forse poco abituati a fare i genitori. Poco bravi, posso dirlo, sono sì, pesante? Sì, diciamo no, molto carenti. Molto carenti, molto giovani come i genitori del dopoguerra, con grossi problemi personali entrambi. E con la iattura, mi permette di avere una bambina come me. Perché se fossi stata una bambina normale, più o meno ce l'avrebbero forse fatta, ma con una bambina così complicata, così complessa, insomma, per loro è stato molto difficile. I bambini quando non sentono amore, i bambini si danno la colpa, dice forse sì, sono stato io. Lei certo. Si è mai accusata di essere lei la causa di questo non amore di mamma e papà? Sì, sicuramente, i bambini automaticamente, perché è una cosa impossibile sentirsi non amati dai genitori, talmente contro natura che il bambino si carica di tutta questa responsabilità, si sente la nullità, si sente colpevole, sono sofferenze enormi quelle dei bambini con genitori disarmonici. Per fortuna ci sono i nonni. Per fortuna ci sono i nonni e una volta c'era tutta la famiglia insomma estesa intorno che poteva fare diciamo, da cuscinetto. Susanna Tamaro accenna a questo libro Un cuore pensante, che è un cuore... È difficile pensare che il cuore pensi, il cuore deve pulsare, deve dare vita. Che un cuore pensi è veramente strano, una sì, espressione coniugata, presa a prestito da Etielsum, una sì, straordinaria scrittrice morta tra l'altro in campo di concentramento. Ed è anche un viaggio, io l'ho vissuto così signora Tamaro, un viaggio che parte proprio da una bambina che capisce di avere qualcosa di differente dagli altri. Una bambina non amata, io mi permetto di, uso le sue parole perché non, mettere giudizi poi di persone come mamma e papà che non ci sono più sarebbe gravissimo, che però non è impazzita, signora Tamaro, ci sono delle pagine in cui io dico ma arrivati a quel punto, ma un bambino esce, cioè come sì, ha fatto poi a diventare, ad uscire fuori, ad essere poi diventare Susanna Tamaro, ma cosa io credo, l'ha salvata? Ma credo sicuramente il cielo mi voleva molto bene fin dall'inizio, altrimenti l'impatto con grandi sofferenze affettive nell'infanzia distrugge interiormente una persona e la rende prossima alla follia o prossima anche a darsi alle droghe, questo è veramente molto chiaro. Io penso che il cielo mi voleva bene fin dall'inizio e dunque in qualche modo mi ha seguito
Ho avuto questa nonna che era una persona che si era convertita intorno a 50 anni e che mi ha passato questa idea della fede, per mia nonna non era quasi mai ammessa, perché diceva una fede molto libera, molto, mi diceva Pasolini, e della fede come la massima libertà nell'amore. E credo che questo esempio di questa nonna, che nonostante io ero pestifera, assolutamente pestifera, che poi la reazione a queste cose, certo, che nell'adolescenza certo, uno diventa infernale, diciamo, no? E lei sempre comunque mi accettava, sempre mi amava. E mi ricordo una volta mi ha detto che merito c'è ad amare chi ti vuole bene, no? Che una parte, no? Bellissimo. Bisogna amare chi soprattutto si ama quando le persone sono negative, quando ti detestano. E questo suo insegnamento, che era così poco chiesastico, così fuori da tutte le, diciamo, le idee moralistiche del cristianesimo, per me è stato molto molto fondante. Signora Tamaro, legare l'idea della fede alla libertà è un po' una cosa rivoluzionaria, perché noi siamo abituati, io se sono credente non posso far quello, non posso far questo, non posso far quello, certo, devo comportarmi in una certa maniera, se no a Napoli si dice Gesù si prende collera, è un modo molto poetico però per raccontare sempre l'idea di questo padre, che sta là sul giudice, un padre che lei racconta anche come Dio dalla barba bianca, che chiede però anche ad Abramo di ammazzare suo figlio. Quella è una delle pagine, io lo dico, più straordinarie che ho potuto leggere. L'ho letto due volte il suo libro, perché non si finiva mai di tirar fuori delle cose. Beh, come la mettiamo allora in tempi di misericordia con quella figura? Come si è riconciliata? Che interpretazione ha dato poi di Dio? Beh, quell'episodio appunto di cui parlo nel libro mi ha sconvolto la mia infanzia. Come Abramo, arriva lì e io, avendo un padre che non mi amava, ero un po' anche allarmata, perché dico, se lui fa così e Dio glielo dice, mio padre non esiterebbe forse a fare altrettanto. Solo non so se poi c'era anche il capretto lì impigliato nella nuca, mette una grande ansia, mi sono sempre interrogata su questo episodio. Io credo che il cristianesimo, personalmente credo che sia la più grande via di libertà per l'uomo, la più grande, proprio perché non è una religione ma una fede, no? Ed è la fede nel risorto. Dunque il risorto ci permette di entrare in comunione col divino c'è dentro di noi e ci permette di sviluppare nella nostra vita sempre di più la parte divina, cioè questo è il cammino della fede, non è chiudersi una legge, faccio questo, non faccio questo, non faccio quello, eccetera, perché io credo che la grande iattura, se in termini napoletani, certo, ma è molto significativo, il cattolicesimo sia il moralismo, cioè pensare io faccio questo, se faccio questo sono fuori strada, sono i bollini premio, perché insomma col giubileo metto i bollini per andare in paradiso, eccetera, anche se nessuno parla più del paradiso, comunque questa è la cosa. Allora io devo capire che non è un modo che io faccio le buone azioni, no, io voglio partecipare al bene, voglio essere il bene attraverso Cristo, questa è la via del cristianesimo, che ci dà la libertà di agire sempre da liberi, perché agiamo per amore e mai per potere o per denaro, che sono le grandi vie di azione, no? Per l'uomo. Io dico sempre anche ai ragazzi, voi dovete decidere abbastanza presto le ragioni della vostra vita, perché ci sono solo due strade, c'è la via del potere e la via dell'amore, e le due strade sono inconciliabili. Lei l'ha detto chiaramente che bisogna continuare a parlare di bene e di male, perché noi forse con questo buonismo stiamo coprendo sotto la polvere questi due concetti, che però bisogna avere chiari nella vita, se no non si capisce dove si deve andare. Esatto, se no non c'è la bussola, non c'è l'ago della bilancia, no? Anche la negazione della negatività è molto negativa, appunto, anche per i bambini, per i ragazzi, che noi siamo pieni di sentimenti negativi, non tutti li facciamo finta. Io sono una persona sarei una persona molto vendicativa, molto spietata, e devo lavorare in continuazione su questi due lati del mio carattere, no? Dunque noi dobbiamo imparare a conoscere, a gestire la nostra negatività e lentamente a cancellarla in favore della positività. Quel ma è un lavoro non facile, insomma. Quel papà e quella mamma che non l'hanno amata, papà morto tra l'altro in condizioni molto tragiche, molto difficili, lei li ha perdonati? Sì, li ho perdonati e questa è una delle grandi grazie della mia vita, di averli accompagnati, diciamo, alla morte in una condizione di pace e di perdono. Anche se ogni tanto qualche rigurgitino mi viene di negatività, perché veramente non essere amati dai genitori, non che non mi amassero, non erano capaci di amare, che è diverso, che i genitori comunque amano, ma alle volte per condizioni contingenti, personali, non sono capaci di dimostrare questo amore, no? Questo lascia veramente un vuoto enorme. In uno dei miei libri, se non mi ricordo in quale, forse in Ascolta la mia voce, i figli hanno bisogno di ammirare i propri genitori. Questa è una cosa che dovremmo sempre tenere a mente. Io non ho potuto ammirare i miei genitori, questa è una grande povertà interiore, è una grande croce. Perché è rimasta con loro? Allora, lo dico per chi non conoscesse la sua vita, lei nasce in una famiglia benestante, rovinata, ma insomma culturalmente, stiamo parlando anche di un'eredità enorme che lei ha ricevuto. Ribelle, abbiamo detto, perché si fosse messo in ascolto soltanto adesso, non ha sentito, nonostante poi la presenza di altre persone, tre figli, siete tre figli, ma sto papà e sta mamma che incapaci di amare.
poteva fare quello che voleva, non ultimi lasciarli cuocere nel loro brodo. Mm-hmm. In fondo non ho ricevuto amore, non vedo perché te ne devo dare. Sì. Perché invece è stata accanto a loro poi alla fine? Ma perché sono, perché credo profondamente nel valore dell'amore, nel, credo nella potenza della fede, credo che la fede fa salva, insomma, è fatta, è la via per salvare le persone. Se non fosse stata cristiana non l'avrebbe fatto? No. Penso proprio di no, se non fosse stata cristiana l'avrei lasciata in loro brodo veramente. Invece devo dire che accompagnare mia madre alla morte, ad esempio, che lei è stata ammalata di cancro molto tempo, è stata una grande gioia interiore proprio, no? Perché l'ho accompagnata anche a lei nella fede. Le ha chiesto scusa mamma? No, però è morta nella fede, dunque per me è stata la cosa più importante, era quella insomma. Signora Tamaro, lei ha detto una cosa bellissima che mi è piaciuta all'inizio. Io vorrei, ho scritto questo libro anche per parlare alle mamme di bambini così particolari. Sì. Vogliamo chiamarli diversi, mi va benissimo. Sì. Che cosa direbbe a mamma e a papà e indirettamente a tutte le mamme che possano leggere Un cuore pensante? Ma di rispettare la diversità dei figli, di non essere succubi della diversità, perché i figli bisogna anche educarli con una certa, come dire, severità, secondo me, però di saper ascoltare la voce profonda della diversità. Un bambino sensibile è un bambino più fragile, è un bambino che, soprattutto in una società come questa, sembra destinato al fallimento, perché è una società molto competitiva, molto selezionatrice, no? Dunque di aver cura delle diversità dei figli, perché un bambino sensibile è un grande dono per i genitori e in genere per il mondo, perché è la sensibilità delle persone profonde che ci fa maturare, non la forza darwiniana dei forti, no? Dunque sono dei piccoli tesori da coltivare con molta delicatezza. Le mille domande che le aveva da piccolina, poi ha trovato risposte? Ma ad alcune, le fondamentali, però le altre no. Che cosa vorrebbe ancora sapere? No, io... quelle, io raccontavo nel libro che io ho un fratello più grande di 3 anni e io appena ho cominciato a parlare dormivamo insieme, lo perseguitavo appena spente luci e domande, allora perché il sole sorge, doveva quando tramonta, certo che questa... doveva essere proprio pesante, Susanna, sì, no, poi io ho un fratello, sì, pesantissima, un fratello che è esattamente il mio opposto, non si è mai fatto una domanda, proprio l'opposto assoluto a me in tutti i sensi, e lui era esasperato da questa mia, anche perché lui è più grande, mi dà le risposte così... allora era molto legato alle cose anche materiali, sapere perché le cose stanno per terra, cioè non è solo spirituale, è proprio sapere come funziona il mondo. E lui, no? Che cosa faceva? La mandava al diavolo oppure no, poi mi rispondeva inventandosi le cose, aveva solo 3 anni più di me, non poteva. Cioè. E poi diceva basta, è ora di dormire, stai zitta, perché io continuavo tutta la notte a dire ma allora le stelle da dove vengono, allora il cielo dove finisce? No? Dio ha risposto a tutto? Beh, ha risposto al fondamentale, sì, al fondamentale, cioè alla via dell'amore. Signora Tamaro, come si fa a cambiare in questi 17 anni? Poi io torno a dire, più l'ascolto e più me ne sono convinta. Lei è una persona molto più pacificata rispetto all'ultima volta che l'ho conosciuta. L'ho seguita anche attraverso i libri. Sì. Questo libro, posso dire, non è scritto per lei, ma è scritto per gli altri, perché è un viaggio dal mondo dell'infanzia, di un'infanzia durissima, senza sconti, ad un mondo che non è facile per lei, credo ancora adesso. No. Però dove la certezza di alcune risposte è tale che si può camminare più sereni, più tranquilli. Che cosa l'ha cambiata? Che percorso ha fatto? Beh, sicuramente il grande percorso interiore della fede, fede che appunto avevo in germe, sicuramente fin dalla nascita, e che poi è stata coltivata, ha avuto periodi di ascesa, periodi di caduta, perché è normale quando abbiamo queste alternanze, no? E poi l'aver costruito intorno a me un mondo di persone che si amano, che si vogliono bene. Io vivo con diverse persone, ho accolto nella mia vita molte persone che venivano da lontano. Dunque non ho vissuto in maniera egoista, io sono una persona generosa, lo posso dire. Lei generosa di me. Generosa di anche me. L'accoglienza, le faccio due domande. La sua vita oggi è una vita di grande accoglienza. Sì. Poi Antonella ci darà una mano a questo proposito, che mi darà un aiuto sicuramente. Il concetto di accoglienza ci riporta sempre a questa... questione che oggi è sempre più spinosa. Stamattina dall'avvenire in poi tutti i giornali riportavano di oltre 700 bambini morti in meno di un anno. E Antonella stamattina, che io ringrazio, ha regalato un'immagine bellissima. Immaginate una madre che mette su un barcone un figlio da solo per dire salvati almeno tu se possibile. Lei che cosa ha da dire al riguardo? Ma io non mi sono sposata, non ho avuto, ho avuto fortuna in tutto tranne che nella vita sentimentale, ma... Avrebbe voluto una famiglia però, figli, almeno dice... No, figli non ho mai desiderati, ecco, questa è una cosa per me molto chiara da sempre, forse anche per questo poi non mi sono sposata, perché... però ho sempre, questo non mi ha impedito di avere... Ci sarebbe sentita incapace di amare? Sì, penso che sia per la mia attività, che è un'attività che richiede molta energia, dunque avrebbe tolto ai figli, sia per i miei trascorsi infantili... Non so se è stata una brava madre, dunque meglio di no. Però io penso, e questo è un discorso molto attuale, che si possa essere estremamente madri anche senza avere figli. Sì.
Dunque, nella mia vita ho accolto molte persone, mi sono occupata di loro, anche di molti bambini che vivono anche con me, e questo ha riempito la mia parte materna, che è molto presente, molto viva, che si vede anche, no? Dunque, noi viviamo in una società che sceglie sempre il dito, io devo avere questo, è il mio diritto. Invece noi abbiamo solo un dovere, questo dovere è l'amore. Diritti non ci sono, altri diritti, no? Per cui anche quando si parla di barconi, anche quando sì, si parla... Barconi, c'è sempre, cioè l'accoglienza è un punto fondamentale della nostra fede, no? Non perché siamo noi, ma perché è la fragilità che ci rende, che ci accomuna tutti, no? E dunque l'incontro con la fragilità, il poter in qualche modo sopperire la fragilità degli altri è qualcosa che chi ha una storia di maggior fortuna dovrebbe sempre praticare. Antonella, che è una scavatrice, che è una persona che... si mette a studiare, e io la ringrazio tantissimo di questo, ho scoperto una cosa di lei, della nuova vita della signora Tamaro. Antonella, stamattina ne parlavamo. Sì, stamattina ne parlavamo perché come diceva lei, ha vissuto nell'accoglienza, sta vivendo in tutto e per tutto nell'accoglienza, perché lei adesso vive vicino ad Orvieto, dove ha un agriturismo che si chiama il Giglio Bianco, dove accoglie molte persone, ma soprattutto diciamo vive quel rapporto, c'è anche il cagnolino Stitch, dove vive il rapporto quotidiano con la natura, ed è anche per questo che proprio quest'anno lei è stata scelta dal Ministero dell'Ambiente come testimone dell'anno per l'impegno culturale rispettoso dell'ambiente e dell'uomo, anche per il vivere senza sprechi, e ha deciso proprio per quel rapporto che diceva con i bambini, con la natura, proprio per far capire loro l'importanza dell'ambiente in cui viviamo e la cultura, di rispettarlo, di dedicare questo premio e il ricavato in beneficenza proprio per dare un albero di Natale, però non solo darlo ma piantarlo in tutto e per tutto. E beh, questa è una cosa veramente che mi fa onore. Bellissimo. Che ha regalato alla scuola un paio di anni fa. È un albero che ho fatto io da seme, sono lì, il grande albero per bambini, che sono un albero di Natale, e da questo albero ho preso un seme, ho fatto un albero, adesso che è abbastanza grande, l'ho regalato alla scuola dove hanno letto il grande albero. E questo è veramente straordinario. Signora Tamaro, io la riporto sulle strade della misericordia, perché noi stiamo facendo un grande sforzo raccontando le storie di uomini, perché altrimenti il concetto poi diventa astratto. Sì. Lei quando è che ha sentito di più la misericordia di Dio nella sua vita? Ma in vari momenti. Innanzitutto bisogna dire che per sentire la misericordia bisogna essere coscienti di essere dei grandi peccatori. Se non si è coscienti del proprio peccato è difficile sentire la misericordia. No? Io credo che, come dicevo prima, questa mancanza di questo fatto che tutto mediamente non si pensa più che siamo dei peccatori, vuol dire che siamo carenti, non vuol dire che, vuol dire che noi siamo carenti. Noi l'etimologia di peccato appunto è proprio il mancare il bersaglio. Allora io pecco quando manco il bersaglio della mia vita, e quando manco il bersaglio, quando invece di vivere secondo l'amore vivo secondo altri criteri più terrestri, più mondani del mondo, si direbbe, no? Per cui questa è la cosa più importante, preludio, perché se io sono abbastanza soddisfatto di me, se io tutto sommato mi ritengo una persona, non avrò mai bisogno della misericordia. Io nella mia vita ho peccato tantissimo e sono felice di averlo fatto, perché se non l'avessi fatto, come diceva prima Don Roberto, non avrei potuto sentire questa misericordia. Il fatto di essere credente non ha saputo fermarsi prima, le faccio una domanda, la riporto al discorso del moralismo che abbiamo detto stare a lei è una credente, però ha peccato lo stesso sapendo di farlo? No, io prima non sono stata sempre credente, cioè c'era sempre il nucleo della fede in me, però sia non ho avuto un'educazione cattolica, sia... L'ho capito piano piano con varie... Però ecco, la misericordia richiede le nostre lacrime, no? Noi dobbiamo piangere per la pochezza del nostro cuore, solo in quel momento la misericordia diventa qualcosa che ci fa rinascere, altrimenti è una cosa mondana come un'altra, si va da giù a misericordia, faccio... Cioè la misericordia deve stravolgerci. Non deve dire, ho fatto una cosa, ho messo i puntini sul bollino, vediamo che quando arrivo davanti a San Pietro mi apre la porta. Lei insiste su questo, che deve essere veramente un punto importante, non si va semplicemente ad attraversare una porta santa per dire ci sono stata. No, se non è un cambiamento, se non è una conversione. No, io penso se non ci sono le lacrime non c'è un cambiamento, perché solo al momento che mi rendo conto di quanto ho mancato questo appuntamento di amore e piango per la disperazione di quello che ho perso, posso ricominciare a costruire la mia vita secondo un senso poi d'amore. Poi si smette di piangere, vero? Sì, poi si piange. Io amo molto piangere, potrei fare anche pagata, andare alle cerimonie a pagamento, perché sono una persona... Davvero? Allora la teniamo presente. Ho la lacrima molto facile, no? Però il pianto è una cosa bellissima, è bellissimo, il pianto più pianto fa rinascere, no? Il pianto è un tabù, si piange per la disperazione, non si piange mai per la gioia, o per aver contemplato qualcosa di più grande, qualcosa che ci emoziona. Noi abbiamo una società
ha un bisogno enorme di piangere. Io spero che questo misericordia, questo anno misericordia, sia solo una valle di lacrime, dove fiumi di lacrime escano dalle porte di San Pietro, perché se no non ha, se non c'è questo moto del cuore, che appunto che da di pietra diventa carne, sono ancora una volta parole. Io credo che uno dei mali del cattolicismo, del cristianesimo, sia l'enorme quantità di parole non accompagnata da un reale cammino del cuore. Perché io penso che quando una persona ha il cuore vivo, automaticamente converte, ma non perché è brava lei, perché attraverso il suo cuore passa qualcosa di più grande. Se la sua bocca è solo piena di parole, ma il cuore è ancora un po' così, diciamo, arrugginito, le parole sì, si fanno dire, però non è che cambiano la vita delle persone. Perché il cuore deve essere pensante? Perché tutta l'intelligenza sta nel cuore. Io infatti vado di porta al cuore, no? E tante persone dicono, c'è sempre, vero? Eh sì, io ritorno, io sto cuore di Ciccio, vero, il cuore vero. È al centro della mia narrativa. Io sto, dopo questo vado di porta al cuore, come sono più di 20 anni fa, ho ricevuto tante lettere di persone dicendo, ma come si fa ad andare dove porta al cuore? E questo libro un po' è la risposta a come si fa ad andare dove... Allora, prima di tutto bisogna essere molto spietati con se stessi, per il momento in cui ci si autogiustifica, non si va dove porta il cuore richiede una grande rigore interiore, no? Non ci si può raccontare bugie, bisogna vedersi nella propria povertà, allora si può cominciare a ricostruire. È il classico libro che si può tenere in borsa e si legge un capitolo alla volta. Nel capitolo hai sbagliato, 3 pagine alla volta, questa è la media di ogni capitoletto, anche dentro la metro. Da rifletterci, un cuore pensante di Susanna Tamaro, ci ha fatto un grande onore star qui, davvero. Grazie a voi. Però signora Tamaro, le devo dire una cosa, lei guarda TV 2000 più la sera perché la mattina va a zappare la terra, eh no, deve svegliarsi con noi, bel tempo si spera, per i bel tempi 7:30. Vabbè, quando i giorni di pioggia. Bravissima, ci guarderà e la portiamo anche a fare colazione in dei luoghi meravigliosi, in dei posti particolari, pensi un po' che il nostro Fabio Bolzetta è a Napoli e credo nel salotto buono della città.